Carolina Invernizio. Memorie di un becchino. Sono nato e cresciuto in un cimitero, un bel prato chiuso da quattro mura, su cui si arrampicano grossi rosai selvatici, dove il più bel segno di un corpo sepolto è la croce, il bello ornamento e i cespugli fioriti bianchi e lilla. Fin da piccino mi furono i morti i familiari, ne provavo alcun ribrezzo alla vista di un cadavere. Spesso, mentre mio padre scavava una fossa, mettendo a nudo teschi ed ossa, io merendava allegramente, seduto sul monticello di terra allora levata. Ed una vispa capretta pilluccava l'erba a me d'intorno, passeri bisbigliavano e sul viso mi passavano vivi soffi d'aria che aguzzavano il mio appetito. Mio padre era un uomo di carattere piuttosto taciturno, contemplativo. Non l'ho mai veduto ridere, nemmeno piangere. Essere vissuto sempre in quell'ambiente, perché figlio pure di becchino, aver visto versare tante lacrime, si era inaridita la fonte delle sue, gelato il sorriso delle labbra. Malgrado la sua completa assenza di istruzione, aveva l'anima proclive alle riflessioni filosofiche. «Tutte le cose hanno un fine», mi diceva talvolta, sospendendo il suo lavoro, appoggiandosi alla banca e lasciando smarrire gli occhi nel vuoto. «Il tempo, figliol mio, distrugge l'uomo come le memorie, le speranze. Oggi si suona a festa, si incorona un re, domani si canta il De Profundis sulle spoglie del morto sovrano. Il tempo corre. Io sono stato fanciullo allegro come te, ho avuto i miei sogni di giovinezza, i desideri dell'età virile, ho amato e pianto. Ora, vecchio e stanco, non anelo che il riposo della tomba. Con questa vanga io scavai la fossa a mio padre. Essa servirà a te quando io avrò chiuso gli occhi all'ultimo sonno. La morte non rispetta alcuno. Colui che oggi vanta la sua possanza fa tremare con un segno di mano migliaia di uomini, domani sarà pasto, trastullo dei vermi. Sono lezioni della provvidenza, figliol mio, che conviene meditare». Allora ero troppo giovane e vivace perché le parole di mio padre potessero avere qualche influenza sul mio spirito. Ma a misura che passavano gli anni, il mio pensiero si trasformava ed un curioso fenomeno si succedeva nella mia mente. Diventavo superstizioso, pensavo alla vita e alla morte delle creature, all'eternità. Era un misticismo incerto e confuso che conduceva e disponeva il mio spirito alle credenze paurose di cose soprannaturali. Una notte di luna me ne andavo a passi lenti per il cimitero. Intorno a me eravi come un fremito di vita. Dalla terra umida ancora per l'uragana del giorno innanzi usciva un brulichio simile a quello che si ode quando mangiano le foglie fresche numerosi bacchi da seta. Degli odori acri di marciume mi salivano alla testa, mi ubriacavano. Mille pensieri di piccole cose di miseria, di cose grandi e sublimi occupavano la mia mente, l'agitavano. La morte è il fine di tutto, il principio di un'altra esistenza, pensavo. Se un cuore più non batte, conserva ancora la sua vitalità? Con la materia si dissolvono anche le passioni che tormentano l'uomo, sopravvivono con lo spirito, in eterno? Tutto mi pareva vago, indeciso, oscuro. Fu in quel momento che, alzando gli occhi, scorsi una forma femminile che mi fece indietreggiare. Eppure non era un fantasma che mi stava davanti, ma una giovinetta viva, parlante, bella da dipingersi, così illuminata dalla luna. «Che viene a fare qui, Cinotta?» chiesi con voce un po' tremula. «A salutare ancora una volta la mamma, perché ho trovato un servizio a Torino e domani parto». Non so qual brivido mi gelò il sangue. Afferrai una mano di Cinotta e bruscamente, senza esitare, «Non andare, non andare», ripetei. Ella mi guardò spaventata, poi sorrise e sciolse la sua mano della mia. «È necessario», rispose seria e riflessiva. «Che farei nel paese? I miei sono tutti morti.
L'ultimo pezzetto di terra l'ho venduto per pagare il medico e lo speziale e seppellire decentemente mia madre. Da lavorare non si trova ed ho fame. Santo Dio. Ascoltandola il mio cuore batteva a colpi di martello, le mie dita si agitavano, si congiungevano. Avrei voluto stringere Cinotta fra le braccia, dirle che non aveva bisogno di lavorare, che il pane non le sarebbe mancato, perché c'era io che l'amavo da tempo dolcemente, santamente, immensamente. E rimaneva immobile, silenziosa. Alcune civette passarono stridendo sul nostro capo. Cinotta ebbe paura. Addio, Pietro. Vado. No, fermati, ascolta. Non partire, non mi lasciare. Non sai che ti amo. Tu sei la mia gioia, la mia fede. Ti ho dato tutta la mia gioventù, il mio cuore. Guardami, rispondimi. Vuoi essere mia moglie? Si ritrasse rapidamente indietro, sbarrò gli occhi e con accento di ribrezzo, di orrore. Moglie di un becchino? Esclamò. Oh, mai! Tu sei buono, Pietro, ma io non potrei amarti. Addio. Si allontanò correndo, mentre io mi lasciavo cadere sull'erba, celandomi il viso, reprimendo le grida dell'anima ferita. Aveva il capo pesante, accasciato. Il cuore mi si stringeva sotto una gelida pressione, come mi sentiva avvilito, solo. Era dunque così infame il mio mestiere perché una donna avesse il ribrezzo di porre la sua mano nella mia. E pensavo a mia madre. La rivedevo smunta, stecchita, con occhi lucenti, febbricitanti, manifestare un vago terrore ogni qualvolta mio padre le si avvicinava, sebbene facesse forza a se stessa per non lasciarglielo intendere. E mi ricordai di averla una volta sorpresa mentre gettava nell'immondezzaio un piatto di minestra avanzata da mio padre. Quell'atto allora mi tornò indifferente, ma in quel momento che i miei nervi raffinati me ne facevano comprendere tutta la portata, provai una spaventevole impressione. Ho sofferto molto in quella notte, di quelle angosce che consumano la vita e fanno invecchiare in poche ore. Eppure non proruppi in accenti d'odio contro quella donna che mi aveva umiliato, fatto tanto soffrire. Aspettavo che il tempo facesse le mie vendette. Per me cominciò il principio di una nuova esistenza, non più affezioni umane. Tutto il mio amore lo concentrai sui miei poveri morti, che non si vergognavano di me. Quando mi portavano a seppellire qualche povera fanciulla dell'età di Cinotta, la vagheggiavo come una fidanzata. Avevo tutta la cura di lei. Provavo una pena, uno stringimento al cuore quando le palate di terra percuotevano la cassa contenente il suo corpo. Ero geloso se altri veniva a portarle un fiore a visitarla. E quando, affaticato per molto lavoro, mi coricavo fra le tombe, udivo intorno a me indefinibili, misteriosi voci che risuonavano nel mio cuore, facevano vibrare i miei nervi, producevano in me una voluttà acre e dolorosa. In paese mi credevano un idiota. Nessuno si prendeva pensiero di me se non quando vi era qualche morto da seppellire. Mi trattavano con grossolane facezie, senza sospettare che ognuna di esse cadeva come una goccia scottante sulla mia anima d'uomo, aprendovi una profonda ferita. Molto tempo passò senza che quasi me ne accorgessi. Una sera dell'inverno scorso riscaldava le mani gelate alla fiamma del camino, rammaricandomi per non poter dividere quel bel fuoco con i miei poveri morti che dovevano aver tanto fredda sottoterra, allorché un lamento prolungato mi scosse e mi riempì il cuore di turbamento. Era forse la voce di un'anima in pena che mi avvertiva di pregare per lei. Tolsi macchinalmente il rosario, ne feci scorrere i granelli fra le dita, ma il pensiero non seguiva l'azione.
e ad un nuovo gemito più vago e indistinto scattai in piedi, presi la mia lanterna a riverbero ed uscii nel cimitero. Non avevo fatti due passi che scorsi una donna distesa, la quale stringeva al seno un bambino. Cercai di sollevarla, non mi riuscì. L'interrogai, mi rispose il pianto del piccino. A stento trascinai entrambi dentro la mia misera stanza, presso il fuoco. La donna era così intirizzita dal freddo che non dava quasi più segno di vita. Le sue scarpe erano mezze consumate, la veste a brandelli mostrava la carne nuda, illividita. Il bambino era più ricoperto. Dalla vista della fiamma un sorriso dischiuse i suoi bianchi labbruzzi, un sorriso così gaio che si trasfuse nella mia anima. L'accarezzai, non mi respinse, fissandomi in volto due grandi occhi turchini, mi disse timidamente: «Sei tu il mio buon papà? Dammi del pane!» Provai una strana sensazione a quella domanda. «Non sono tuo padre», risposi, «ma eccoti il pane, mangia!» Gliene tagliai una grossa fetta che si mise a divorare avidamente, intanto che io cercavo di rinvenire la madre, coricata sul mio pagliericcio. Le misi dei panni caldi sullo stomaco, un mattone pure riscaldato ai piedi, le feci delle forti fregagioni alla tempia, ai polsi. Prima ancora di aprire gli occhi, mormorò: «Chi viene in mio aiuto?» Quella voce, come l'ascoltai, quel fremito mi percorse tutto il corpo. Sì, era la stessa che un giorno mi aveva dette quelle parole aspre, brutali, e in quel momento risuonava dolce, umile, supplichevole. Sì, quella donna non era altri che Cinotta, fatta vecchia, brutta, macilente. Sentì vibrare in fondo al mio cuore un sentimento di collera, di disgusto. Che veniva adesso colei a turbare la mia tranquillità, la calma della mia vita, così caro prezzo riacquistata? Che sperava? Giovane e bella, si era vergognata di me. Aveva recato altrove i suoi sorrisi, baci, tenerezze. Ed ora ritornava con gli avanzi dei suoi turpi amori, riportandomi un corpo floscio, consunto, sfinito. La interrogavo con uno sguardo di rimprovero, quasi di minaccia. Cinotta aprì gli occhi, mi guardò, riconobbe ed il suo viso parve rischiararsi per un incanto. «Siete voi, Pietro? Dio è ancora buono con me, che mi permette di vedervi un'ultima volta, chiedendovi perdono, pregarvi di seppellirmi presso mia madre. Siate indulgente, ho sofferto tanto e mi trovo molto infelice.» Non risposi verbo. Cercavo mantenere una faccia burbera affinché non avesse a credere che io fossi commosso. Ella seguitava: «Vorreste scacciarmi, Pietro? Non credete ai miei patimenti? Non volete obbliare? Sì, io non lo merito. Fatelo per quella povera creatura che porta il vostro nome, alla quale ho insegnato l'amore e il rispetto per voi, che gli sarete padre. Perché fra poco io sarò morta e vorrei che mio figlio divenisse il vostro, gli insegnaste il vostro mestiere per averlo sempre vicino.» La sua voce mi giungeva come in sogno. Mi pareva di vedere sul suo viso come un riflesso di giovinezza, negli sguardi quel fulgore dolce e franco dei suoi giorni felici. Grosse lacrime mi scorsero dagli occhi sul viso e andarono a cadere sulla fronte della disgraziata, che ne comprese il significato e, stendendomi le mani, mormorò: «Grazie, Pietro. Voi mi perdonate, lo sento, ed io muoio felice.» Chiamò il figlio, che venne a rifugiarsi nelle mie braccia, appoggiò la bionda testina sulla mia spalla. Non seppi resistere. Tutta la tenerezza sepolta nel fondo della mia anima intorpidita si ridestò. Una dolcezza singolare mi invase. Presi quella testolina tra le mie mani callose e, guardando il fanciullo in fondo agli occhi, gli chiesi: «Io dunque non ti faccio paura?» «No,
ti voglio tanto bene come alla mamma. Ero rapito. In tutta la mia vita non avevo mai avuto un'ora simile a quella. Ridevo e piangevo al tempo stesso e baciando quella cara creatura mi parve di baciare sua madre fanciulla. Cinotta è morta senza agonia, sorridendo. Io stesso la composi nella fossa, la coprì sotto una valanga di fiori, con in cuore una vaga tristezza che non arrivava fino alle lacrime. Pietruccio è diventato mio figlio. Egli riempie il cimitero delle sue grida gioiose, dei suoi passi leggeri, illumina coi suoi occhi azzurri la mia povera stanza. Conosce tutte le tombe e quando lo vedo china su quella di sua madre mi sembra che la morte guardi e sorrida. Non ho più tristezze, non penso più alla vita futura, all'eternità. Se i miei capelli incominciano ad imbiancare, se la vanga pesa alquanto nelle mie mani, il mio cuore è ritornato giovane, canta le gaie canzoni della primavera, dell'amore. Pietruccio ha compiuto il miracolo. Egli è il mio sole, la mia anima, la mia vita. E quando chiuderò gli occhi all'ultimo sonno, sarà lui, lui solo, che mi seppellirà vicino a sua madre.